Questa è un'intervista in bicicletta e speriamo, Antonella Valer, di fare la cosa giusta. Antonella Valer è candidata per la Camera per Liberi Uguali in Val Sugana, il collegio di tutto il Trentino Orientale, perché siamo in bicicletta. Pedalare è senz'altro fare la cosa giusta in ambito di mobilità. Abbiamo bisogno di un mondo più sostenibile, meno impattante. Pedalare, andare con i mezzi pubblici, andare a piedi è sicuramente la scelta migliore. Lei ce l'ha l'auto? Non possiedo l'auto da un po' di anni e questo me lo posso permettere intanto perché vivo in città e poi perché quando mi serve a Trento esiste un servizio di car sharing. Quindi oggi quando l'ho chiamata lei era in auto, ho sentito che c'era viva voce, di chi era quella macchina? Non era quella del car sharing trentino ma era del nostro car sharing condominiale, no? I miei vicini quando mi serve l'auto me la prestano volentieri. Quindi in quel condominio invece di farvi la guerra vi prestate l'auto, va bene. Ascolti Valer, la mobilità sostenibile per lei è un cavallo di battaglia, non è che ha sempre avuto solo soddisfazioni, era in Trentino Trasporti, se n'è andata sbattendo la porta, è vero? Sì, quando a un certo punto, in quel caso il Comune di Trento e la società hanno deciso di tagliare le linee del trasporto urbano di Trento. E lei ha detto che non ci stava in quell'occasione. Poi avete presentato un disegno di legge in tempi più recenti, ma è ancora lì in realtà questo disegno di legge sulla mobilità. Il disegno di legge è stato discusso lungamente in consiglio e soprattutto con l'assessorato. E alla fine però l'assessorato ha scelto di presentare un suo disegno di legge che ha tratto moltissimo dal nostro, togliendo però gli elementi che a noi sembravano essenziali e quindi no, devo dire non siamo soddisfatti di come è finita questa storia. Adesso per la prima volta c'è il suo nome su un tabellino elettorale alle elezioni politiche, la prima volta, vero? Sì. Lei cosa votava finora? Sempre a sinistra. Di questa sinistra forse dobbiamo parlarne un attimo, io direi di mollare un attimo le biciclette e metterci un po' più comodi. Okay? Valeria in città, a Trento, molti la conoscono per la fiera Fa la cosa giusta, ma dividersi a sinistra, come avete fatto voi, è davvero la cosa giusta? No, non è mai la cosa giusta dividersi, il problema è che il PD non è più a sinistra e quindi non è vero che Liberi Uguali ha diviso, anzi, io credo che sia proprio in questo momento l'unico progetto che può portare a una sinistra unita. Quindi colpa del PD, però c'è ancora qualcuno più a sinistra di voi, quindi non è l'unica frattura che c'è a sinistra. Certo, però è anche vero che in un sistema parlamentare proporzionale si possono rappresentare istanze anche diverse e decidere di lavorare insieme, questo non è un problema. Chi dà un voto a voi rischia di perdere il voto? No, direi che il nostro è un voto che vale, qualcuno direbbe un voto che valer. Sì? Lo dice lei. assolutamente, perché credo che in questo momento ci sia bisogno di uscire dalla crisi economica e io credo anche che solo il programma di Liberi Uguali possa portare veramente all'uscita dalla crisi, favorendo la classe media e chi ha sofferto in questi 10 anni e invece chiedendo più responsabilità a chi invece ha fatto profitti. Liberi Uguali, la sigla LEU, qualcuno può avere tutto il legittimo diritto di non sapere di cosa stiamo parlando, certo, o no? Certo, infatti diciamolo, LEU significa Libere e Uguali. Libere e uguali, dove libere non è a caso, adesso abbiamo già capito come la pensa Antonella Valer in materia di pari opportunità. Sì, e di questioni di genere, è importante, noi siamo 50% maschi, 50% femmine, è importante che entrambi ci siamo. Valer, l'altro giorno sul giornale c'era un titolo, Sfida a 3 in Val Sugana. Sul Trentino abbiamo riportato un forum dove c'erano 3 candidati maschi, lei non l'ha presa bene che ci fossero 3 candidati maschi, soprattutto che non ci fosse lei, non le è piaciuto. Certo, perché non è una sfida a 3, il collegio dove io sono candidata, invece ci siamo sicuramente noi, ci sono anche altri e credo che sia importantissimo che gli elettori sappiano che possono scegliere, anzi io credo che noi siamo una scelta che vale. Quindi noi abbiamo sbagliato a scegliere Fugatti, Fraccaro, Dell'AI e non invitare lei? Certo, credo proprio di sì e mi piacerebbe che l'informazione in Trentino da questo punto di vista facesse più attenzione perché credo che il mio contributo poteva essere interessante non solo in quanto donna ma proprio perché il programma di Leo avrebbe sicuramente ampliato il dibattito e forse detto anche qualcosa di più sostanzioso. Antonella Valer, siamo tornati in bicicletta, a sinistra ritenete di fare tante cose giuste, ma non è che avete l'esclusiva su questo, anche i 5 Stelle ritengono nel loro programma di avere tante buone idee. Sì, in parte anche le condivido,
per esempio, però non sono assolutamente d'accordo sull'immigrazione. Ascolti, in parte le condivide, ma gli accordi con chi li fate, se ci sarà bisogno di fare accordi? Con tutti quelli con cui si può condividere i valori costituzionali di fondo, uno, e due, trovare un accordo sensato sul programma. Cita la Costituzione, perché lei è un insegnante di diritto, ma chi sono quelli con cui si fanno gli accordi? Sicuramente non la destra, e questa è l'unica certezza. E con i 5 Stelle? Si può parlare. Anche con loro, con i 5 Stelle potete parlare? Sulla base dei programmi. A sinistra molti vi guardano preoccupati e dicono che tra i due litiganti il terzo gode. Li convinca, se vuole, che non è vero. Credo che la proposta di Liberi Uguali invece rafforzi la sinistra anche nei confronti del centro-sinistra o centro. È importante che questa componente sia bella presente, perché dobbiamo uscire dalla crisi, dobbiamo dare dignità al lavoro, dobbiamo progettare un modello di sviluppo che sia sostenibile, e nel nostro programma tutto questo c'è. La pista ciclabile è finita, siamo riusciti a non ammazzarci. Grazie a Antonella Valer e grazie a quelli che ci hanno seguiti. Grazie al Trentino. Arrivederci.